bellissima donna, bellissima ragazza, donna, come vuoi, come preferisci. Dici anche tu come hai fatto ad arrivare al mondo del questo sport estremo e tra le altre cose come nasce questa passione? Allora, io penso sia una cosa genetica, penso si veda dal viso che c'è qualche tratto orientale. Ho una mamma thailandese, per cui penso sia di nascita che mi appartiene questa cosa. Ho una famiglia che lo pratica da sempre. Io lo pratico ormai nel tempo libero, perché ormai tutto il tempo che ho, dedico al lavoro, solamente quando mi vado in quell'anno non posso andare per il momento. E come ho cominciato con una passione di famiglia che si è trasportata, si è trasformata in un lavoro e sono molto felice con questo. Penso, come ho detto anche Patrizia prima, che da donna è difficile, nel senso che questo mondo è un po' difficoltoso per le donne perché tendenzialmente sono più gli uomini che vogliono emergere. Tu come hai fatto a emergere, parte il fatto che non sei di sangue, sicuramente quello di male, sicuramente c'è una parte di tuo proprio come professionista. Emergere in questo mondo tu come hai fatto da donna, parlo non tanto da sportino ma da donna. Penso piano piano e ho cominciato nel 2008 e con la mia azienda che lavora tuttora distribuendo materiale di vari marchi, con materiale per il kickboxing e poi da lì sono passata a promuovere gli eventi e l'anno scorso è stato difficile all'inizio perché sono giovane, sono una donna per cui la mia vita non è stato facile, però sono convinta che il lavoro che ho fatto abbia dato i suoi risultati ed è per questo che sono qua questa sera. Progetti futuri? Allora, il primo imminente è l'occasione sicuramente il 26 di gennaio al Foro di Assago e mi raccomando di mancare. Progetti, abbiamo iniziato in cantiere una serie di eventi targati molto in Combat Mania, abbiamo fatto la prima edizione a Riccione il 14 di luglio, è andata bene, è stato un test, verrà riproposto dopo gennaio con tappe dalle 6 alle 9 tappe tra Italia e Europa, quindi parecchi progetti e spero di coinvolgere con un progetto di più. Già che siamo qua e abbiamo anche la possibilità di parlare davanti al canale 11, voglio farti una domanda, voglio che tu parli del tuo marchio, il locale stream, perché lo sappiamo che abbiamo dei forti negozi, quanto so, ci parli di questo marchio, come nasce anche questo marchio, come porti avanti questo nome? Il locale stream è il nome dell'evento, il marchio di per sé è Cowboxing, che io mi seguisco con la mia azienda Wild Combat tramite la sede centrale a San Marino, un negozio a Milano e due nuovi franchising, una Mestre e una San Giorgio Manco che abbiamo cambiato la settimana scorsa. Ne abbiamo anche altri, tra l'altro uno a San Paolo in Brasile, penso in Africa che è un Io provo un marchio thailandese che è nato 5-6 anni fa, un marchio nuovo, non un marchio istituzionale. Quello che lo differenzia da tutti gli altri marchi thailandesi è il fatto di promuovere gli eventi, di spingere sugli atleti. Diciamo che rimangono chiusi alla sola produzione del materiale, però cercano di far crescere lo sport e si vedono, hanno creato un team di atleti, hanno creato una serie di eventi. Per cui lavorano parecchio bene. Grazie mille, Stefano.